Ciao bimbi e ciao bimbe, io sono Barbara e benvenuti e bentornati in un nuovo video slime. Prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Incominciamo! Allora, questo sarà ovviamente un video ricetta, ma questo video ricetta è una cosa un po' diversa dal solito. In un video vi avevo chiesto di scrivermi una parola e io non vi dico quanti commenti mi avete lasciato con quella parola. E la parola che vi avevo chiesto, anche se ho ripetuto la parola parola, più parole delle parole delle parole delle parole mille volte, è la parola doblone. Che il doblone, vi devo dare la notizia più triste del mondo, ci ha abbandonati. Perché ci ha abbandonati? Perché oggi in esclusiva vi presento il nuovo Ciccio Corno, che è diventato così. Nipotini, Alice e Dario, questo è il nuovo Ciccio Corno. Comunque, dovrò andare un po' veloce perché questo video ho deciso di salutare tutti, e dico sì, tutti quelli che hanno scritto la parola doblone. Se sai che è scritto doblone, rimani incollato al video perché sicuramente verrai salutato. Prima di dire di chi è la ricettina di oggi, incomincerò subito a fare i primi tre saluti. Li dovrò fare un pochino accorpati perché sennò non finisce più. E sono loro: G come giocare, ciao! Mariangela Genovese, ciao tesoro! E Diego, ciao a tutti e tre, vi mando un grandissimo bacio. Ok, allora direi magari di incominciare a presentare la ricetta. La ricetta è di Aisha. Ciao Aisha e grazie mille per aver scritto la tua ricetta, anche se penso che ti sei scordata qualche passaggio, ma non vi preoccupate tesori che ci penso io a renderle perfette. Allora, il primo ingrediente che ci dice di andare a mettere è lo shampoo Pantene, e Aisha ci dice esattamente la marca. E vado a mettere un cucchiaio di Pantene e vado subito a salutare altri di voi. Saluto Valeria Scarpato e Martina. Ciao Martina, ti mando un grande bacio anche a te. E la terza di questa fila è Sofia Chanel. Ok, ne abbiamo salutati altri tre e adesso andiamo avanti con la nostra ricettina. Ci dici poi di andare a mettere saponi mani denso. Allora, io voglio andare a mettere questo, che sinceramente non l'avevo ancora provato con Beatrice, e lo andremo a provare, ma intanto lo andiamo a mischiare dentro questo porporre di saponi. Wow, bellissimo, anche lui è molto denso. Ok, ora dentro c'è ufficialmente il Pantene e la spuma di champagne. Vado a fare un'altra serie di saluti e saluto Badabam, Marco e i miei giocattoli. In più facciamo anche Sofia Provinzano e Marica 7. Grazie per aver scritto la parola doblone. Guardate, se guardate i video tutti completamente riuscite ad essere salutati. Quindi ora che abbiamo messo questi saponi, io direi di andare a metterci dentro il colorante, anche se lei non ce lo dice, ma mi piace e ce lo metto, sporcandomi anche le mani e esagerando anche alquanto. È diventato un bellissimo rosso ciliegia. Ok, anche questo ce l'abbiamo messo, quindi vado a fare altri saluti perché veramente siete tantissimi. I prossimi che saluto sono Himan, ciao Himan, poi De Camilla Player, ciao Camilla, Emiliano Fiore, ciao Emiliano Fiore, poi la mia bellissima Virginia, e hai visto che ti ho salutato, avevi detto che non ti avrei più salutato, invece sì, ti ho risalutata. Salutiamo anche fans, le leggete voi, Ryan suppongo, non lo so, però se non mi scrivete il nome io vi saluto come vi leggo. Marco, che penso che anche questo non sarà il suo vero nome, e la signorina Claudia Kawaii, e ci aggiungerei anche lei, Sofia Napoli. Oh mamma mia, ma ce n'è ancora tantissimi, ve lo dico. Quindi ora che abbiamo messo questo spuma di champagne, il colorante, perché anch'io mi perdo ora facendo così, ci dice di andare a mettere il bagno schiuma. Io come bagno schiuma userò questo perché sapevo che era rosso, sapevo che il colorante mi avrebbe reso questa ciliegiona, e allora vado a mettere questo, e anche questo è di questo colore, guardate che bello. Ok, e ora dentro ufficialmente ci sono tutti e tre i saponi. Vabbè, l'odore che fa questo, che è della linea dei bambini, cioè imparagonabile, e non ve lo so nemmeno spiegare quanto è profumato. Comunque, ora che ho messo questi altri saponi, prima di addensare faccio un'altra scarrellata dei saluti e saluto
Martina Gabrieli, poi Giuseppina, Antonella e Alessio, e poi ancora Kwongo Chen, comunque va bene, grazie mille, ti leggi, Vito Slime e Maria, e farei anche Spada Ben Bianca. Mamma mia, ma non siamo ancora a metà, ve lo dico, non so come andrà avanti questo video. Comunque poi, prima di andare ad addensare con la nostra polverina fatata magica di bosco, di gnomi, di principesse Disney, di fragoline profumate appena raccolte nel giardino delle fate che volano con la polvere stellata glitterata di unicorni rosa, di arcobaleni colorati provenienti da mondi incantati, volgarmente chiamato S stellina selina E, vado a metterci dentro un'altra cosa. Le palline, siete d'accordo con me? Andiamo a metterci dentro queste palline bellissime e lo rendiamo un po' crunchy, visto che non lo decoriamo mai, ma facciamo questo slime un po' più carino. Prima di andare a girare, ovviamente, altra scarnellata di saluti, e sono loro, badam, Alice, ciao Alice, e Mika 635. Continuiamo con la fantastica livornese del mio cuore Greta Lelli e la signorina Alessandra. Andiamo avanti, Abiba, ciao cucciolo mio, anche Abiba è una delle bimbe che commentano di più nel mio canale. Continuiamo con He-Man, ciao He-Man, e poi farei un altro trittico e salutiamo Mary, Sara e Alessandro, ciao tesori. Quindi cliccando mi è scappato anche un altro saluto, allora salutiamo anche Marha e lavori. Allora adesso possiamo vedere di girare, adoro Pipponi. Lo guardate, grande fratello, a me mi piace un sacco. Lo so che magari è una tresciata, ma a me mi piace. Meglio questo di tante cose impegnative. Io la sera devo montare video e quello, anche se lo guardo e non lo guardo, non mi succede nulla. Se mi volessi guardare un bel film impegnativo, devo fare solo quello. Comunque, guardate quanto è carino. Ditemi se non è bello vederlo così tutto pippoloso. Ora prossimamente uscirà un altro video dove vi chiederò di andare a commentare con una parola. Per ora non lo faccio perché sennò devo fare video esclusivamente di saluti e dopo un po' anche io un pochino mi annoio a salutare, però bambini, voi lo so che volete essere salutati, ma anche io un po' mi annoio, vorrei fare un sacco di cose ma non le posso fare perché ho le vostre ricette da fare, un sacco di idee, ma mi fate tante richieste, io vi voglio accontentare, la mia creatività un po' decade. Quindi prima di addensare andiamo a fare gli ultimi saluti, che finalmente, visto che siamo alla fine, sono gli ultimi, e sono la bellissima babam Gaia, Kelsey, non so come ti chiami, comunque tanto lo leggete, e Saretta, che Saretta è una delle mie bimbe. Quindi ci siamo adesso, abbiamo ufficialmente finito i saluti, almeno ora vado a ricontrollare, credo di averli detti tutti. Mi scuserete per l'audio diverso da tutta la clip, ma ho appena notato che sotto il video mi state continuando a scrivere doblone. Siccome sto chiudendo ufficialmente questo video, volevo andarvi a salutare e perciò vado a salutare Luca, ciao Luca, Lavinia, ciao Lavinia, Natalia, un bacio Natalia, Milena, ciao Milena, Viola, ciao cucciolo mio, e infine Roberta. Ora vi rilascio all'audio originale della clip. Ciao! Adesso siamo giunti veramente alla fine, perciò andiamo ad addensare perché non c'è rimasto più tempo. Ok, vedete com'è più bellino messo così. Magari non funziona, funzionerà secondo voi? Si addensa, non si addensa? Ho messo un sacco di prodotto dentro questa micro ciottoloschi, però direi che questo slime è un pochino ambiguo. Ho usato qua dentro due saponi che non ho mai provato, evidentemente non vanno bene, non addensano, perché sono rimasta un po' delusina. Ho l'idea di salutare tutti voi, ho dato meno importanza allo slime, lo slime alla fine non è venuto niente. Comunque mi sono divertita un sacco, perché so che voi vi siete divertiti, perché vi piace quando vi saluto. Perciò questo video saluti più che slime, perché praticamente questo è venuto un po' così. Però vabbè, magari vado a provarlo a mettere in frigorifero o in congelatore, vediamo che succede. In alternativa andrà a finire dentro la spazzatura. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un altro video. Ciao.